Buongiorno all'avvocato Rossella Citro, presidente dell'associazione La Toga Rosa e ANAI. Una domanda, praticamente, come si inserisce il suo saluto all'interno di questo convegno sull'interpretazione dei simboli culturali e religiosi e delle patologie criminali? Allora, buongiorno. Innanzitutto l'intervento e la tematica di quest'oggi è una tematica di grande interesse sociale, soprattutto perché la multiculturalità, anche il pluralismo religioso, hanno fatto sì che molti popoli diversi per religione, per cultura, si sono messi in contatto tra di loro e quindi hanno reso meno, diciamo, evidenziate più le democrazie occidentali, e quindi vi è stato il ritorno all'importanza del simbolo, il simbolo religioso, e il simbolo anche culturale. E diciamo che i simboli sono molto importanti perché manifestano qualcosa di non evidente, quindi rimandano a qualcosa di assente o non presente. Buongiorno, grazie. Siamo con Emilio Esposito per il convegno organizzato dall'avvocato Rossella Citro per quanto riguarda la Toga Rosa. Lui è un relatore. Volevo chiedere, dottore Emilio Esposito, quali punti di contatto ci sono tra antropologia, criminologia, sociologia e anche la religione? Allora, di sicuro per quanto riguarda queste tre scienze che lei ha citato prima ci sono comunque delle correlazioni. L'essere umano ha bisogno di segni e di simboli e quindi è un'eternità che l'uomo utilizza questi simboli e sono collegati a quelle che sono anche le nostre tradizioni ancestrali. Infatti la professoressa fa riferimento anche a Jung, che è un grande psicoanalista. Attraverso questi studi che poi lui ha intrecciato con altre discipline, come ad esempio la filosofia orientale, quelle che riguardano gli usi e i costumi di vari popoli. Quindi molto spesso questi sono riferiti anche a dei simboli arcaici e archetipici che sono in ognuno di noi. E quindi noi ci esprimiamo attraverso dei segni e dei simboli. Un'altra domanda, qual è il senso di questo convegno? Il senso di questo convegno è quello di voler tracciare questa traiettoria attraverso la ricerca dei simboli e dei segni che l'uomo utilizza nei secoli e nei millenni e dove in effetti molto spesso anche alcune azioni di devianza nascono quando l'uomo non riesce ad esprimere il proprio essere. L'ultima domanda. Perché riproporre alle scuole? Perché far intervenire le scuole? Allora, perché far intervenire le scuole? La scelta è stata mirata, in special modo per ragazzi che sono a fine liceo, quindi classi quarte e quinte, perché questo libro che ha scritto la professoressa Barbara Calabrese è un ottimo manuale proprio per far sì che i ragazzi possano acquisire queste conoscenze e la interdisciplinarità di queste materie che sono umanistiche e scientifiche allo stesso tempo e che permettono la correlazione e anche una formazione corretta sulle scienze umane. A cosa serve e di che cosa si occupa la grafologia e in particolare la psicologia della scrittura? Allora, la psicologia della scrittura, secondo lo studioso Marco Marquesan, si occupa essenzialmente di poter analizzare la personalità di un soggetto attraverso la scrittura. Quindi attraverso il gesto grafico che lui produce è possibile individuare lo stato d'animo del soggetto, attraverso l'andatura di ogni singola lettera, se sposta a destra, a sinistra, attraverso la pressione, attraverso particolari caratteristiche individuate o in un riccio, in un'asta, oppure in alcune punte che in questo caso potremmo ravvisare una sofferenza acuta del soggetto. Grafologia nell'ambito dei tribunali, in ambito giudiziario appunto? La grafologia viene praticamente utilizzata per poter individuare il falso documentale, perché da un punto di vista giudiziario non è possibile leggere da un punto di vista psicologico la grafia, quindi la scrittura, ma è possibile semplicemente attraverso un'analisi dei segni, un'analisi dei documenti su strutture particolari e determinate, capire se il soggetto, cioè cercare di vagliare il falso documentale, di carpire il soggetto se sta falsificando o meno.
L'ultima domanda: perché presentare, illustrare, pubblicizzare questa disciplina nell'ambito di un convegno, anche se su fatti giuridici? Allora, diciamo che è importante poter pubblicizzare, tra virgolette, questa disciplina, perché potrebbe essere un valido strumento degli insegnanti per poter capire lo stato d'animo del loro studente. Come dicevo prima, la scrittura, il gesto grafico rispecchia quello che è l'io della persona, dunque la personalità del soggetto, e l'insegnante in questa fase, in questo momento, visto che ci troviamo di fronte a una platea di studenti, potrebbe capire lo status del soggetto, del suo studente in quel momento, quindi potrebbe essere un valido strumento, scusate se mi ripeto, per gli insegnanti, per accrescere di più la loro professione. Dottoressa Barbara Calabrese, criminologa e scrittrice, la prima domanda che le rivolgiamo è questa: che rapporti ha lei nella sua professione con l'antropologia e la sociologia? Allora, in primis sono una docente della facoltà di medicina e all'Università La Sapienza, quindi inserisco molte tematiche a livello multidisciplinare. Se vogliamo studiare il criminale, se vogliamo studiare l'individuo, dobbiamo sempre partire da quello che è lo studio antropologico dell'uomo e l'adattamento all'ambiente dell'uomo, non soltanto dal punto di vista morfologico ma anche dal punto di vista socioambientale, come le caratteristiche poi semantiche delle parole possono avere un significato per l'uso e il costume che se ne fanno. Quindi è una disciplina che bisogna prendere in considerazione, come anche l'antropologia, non soltanto quella culturale che è riferimento al significato della cultura stessa, tipica della civiltà del mondo umano, ma anche quello che è l'antropologia fisica, l'antropologia quella studiata dalla Morgan, dalla Radcliffe Brown e via di seguito. E poi, per quanto riguarda lo studio dell'antropologia nell'ambito della criminologia e della sociologia, perché se noi consideriamo quello che ci diceva l'antropologia criminale del Cesare Lombroso, dobbiamo rapportarci a tutti i tratti semantici e tutti i tratti morfofisiologici dell'essere umano. Ci siamo allontanati dalle figure dell'endomorfo, mesomorfo, l'ectomorfo, perché cerchiamo sempre di dare una spiegazione del devianto di colui che comunque è un malato, anche se malato non lo si può definire sempre per la giustizia, ma come la persona che abbia delle caratteristiche morfologiche, e questo adesso non è vero perché ci siamo allontanati fortunatamente da questo. I sistemi italiani insieme all'FBI, il sistema americano, si è potuto centrare invece sulla considerazione dell'uomo criminale nell'approccio che lui ha nell'ambiente dove vive, e quindi una criminalità organizzata, disorganizzata. Comunque ci siamo allontanati da quei primi studi che erano stati effettuati ereditari della scuola del Cesare Beccaria. Ecco. Lombroso. E dell'Lombroso, esatto. Un'altra domanda: è ancora attuale la fisionomica di Cesare Lombroso nell'atto di eventi come il femminicidio e altri delitti e crimini? Allora, non è impensabile che si possano adottare queste tecniche di misura di prevenzione sociale soltanto per delle forme della sagoma del viso, della fronte e via di seguito. Però io in particolar modo, quando lavoro come criminologa, alcuni tratti salienti li noto, pur non rientrando in una statistica vera e propria, perché considero più la morfologia dell'uomo all'interno del contesto familiare, cioè come si muove, come si comporta, quindi non è più valutabile la considerazione dell'uomo e l'aspetto suo esteriore rispetto proprio al femminicidio, anche perché poi tra l'altro il femminicidio è un delitto che adesso ormai avviene in tutte le classi sociali, non ha una violenza fisica e psicologica che si rivolge a tutte le classi, e non ci sono più differenze a livello economico, mentre prima il devianto, ovvero il delinquente nato, era colui che viveva nelle zone abitative meno ambienti e quindi non aveva scarsa disponibilità dei mezzi finanziari per sostenere anche i fabbisogni primari. Adesso in questo caso non ci ritroviamo più, ci siamo totalmente allontanati da quello che veniva definito come il deviante di Durkheim, abbiamo delle nuove figure, tant'è che io sto facendo una ricerca che chiamerò la nuova tipologia del serial killer, che si allontana totalmente la figura del serial killer che noi abbiamo ereditato dagli americani e che non ci appartiene, proprio perché antropologicamente noi abbiamo una cultura diversa, e quindi c'è la cultura della nostra famiglia che è molto presente da nord a sud, e quindi non ci si può rapportare a quella categoria. Ecco.
L'ultima domanda è: come porsi rispetto a un pubblico così giovane nelle sue discipline, nelle discipline che lei studia e di cui si occupa e che insegna? Allora, i ragazzi sono giovani e i ragazzi hanno bisogno di poter sentire da sempre, ma considerando il fatto che i docenti hanno a che fare con le problematiche dei giovani e quindi coi disturbi relativi alle problematiche dei ragazzi, dalle dipendenze dell'alcol, della droga, a tutto quello che può essere un bagaglio che fa parte poi anche dell'evoluzione dell'adolescenza. L'adolescente è fino a 22 anni, quindi noi fino a 22 anni abbiamo la possibilità di poter plasmare il nostro cervello. Loro hanno la possibilità ed hanno la capacità, attraverso anche degli insegnamenti multidisciplinari, di toccare argomenti che vedrebbero soltanto in televisione, con CSI. Quindi io, quando ho scritto questo testo, l'ho scritto rivolto anche alle persone che comunque non frequentano l'università, a ragazzi giovani, dove ritrovano il significato del simbolo anche nel tatuaggio che loro ripropongono che chiedono, perché è quello che fa più di moda. In effetti è il branco, il gruppo, la questione del gruppo, la problematica del gruppo che induce a fare dei tatuaggi e altri segni esteriori anche come abbigliamento e vestiario. Esatto, ma in fondo ci ricolleghiamo a quello che era una volta lo studio antropologico dell'essere umano, quando nella sociologia dei gruppi si consideravano gli esseri umani, gli individui che sviluppavano un'aggressività o intraspecifica o interspecifica. È quello che fanno anche loro quando si manifestano nei fenomeni come bulli, dove ci sono delle vittime e degli aggregari, quindi non allontanandoci anche da questo, perché noi consideriamo sempre la sfaccettatura più pericolosa di questo, quindi possiamo anche considerare non soltanto la moda del simbolo del tatuaggio come un segno identificativo che l'essere umano, specialmente l'adolescente, ha per corrispondere ad una personalità diversa, diversa da quello che è nel mondo e che corrisponde anche a uno status simbolo a cui loro vogliono riproporsi. Ecco. Il mio libro, Stagioni di Passioni, è un romanzo. Un romanzo che nasce proprio negli anni del liceo, negli anni Ottanta. Il mio intervento sarà breve per lasciare spazio proprio alla professoressa Calabrese, anche perché gli argomenti del libro sono stati ampiamente trattati, alcuni cenni anche del dottor San Martino, e ampiamente sarà trattato anche attraverso la dottoressa Calabrese. Per cui un ringraziamento alla professione. E tratteremo il romanzo in modo più specifico. Una persona che ha lottato per tanti anni contro i traffici d'armi, droghe, eccetera, eccetera. Quindi vedo in sala anche tante persone larghe, voglio dire, rispetto a questo impegno sociale. Tra l'altro ringrazio anche la preside del liceo. Il mio intervento sarà un intervento, dice, ma come un teologo che ci fa in mezzo la criminologia, la sociologia, eccetera, eccetera. Guardate che noi siamo abituati a ragionare spesso con la nostra mente, con dei parametri precisi, ma la cosa importante è non ragionare come si, a compartimenti sani. Il tutto è legato a un senso, a un significato. Riguarda il disagio giovanile, nasce proprio nelle nostre famiglie. Guardate, noi siamo un sistema relazionale, siamo un sistema familiare, tutto è sistema, come dice la biosistemica. Noi ci rapportiamo e cresciamo con una professione di piazza. Come vedete, ho fatto una valutazione, cioè quello che è il lavoro della professoressa e poi l'analisi nello specifico di quello che è anche l'autore, Ugo De Santis. È importante capire poi quali simbologie e quali comportamenti possono portare. L'essere umano ha bisogno di, per sua natura, una sua corporeità e per questo ha bisogno di segni per comunicare. Noi comunichiamo tutti i giorni nei nostri rapporti sociali, interpersonali. Abbiamo dei codici, voi giovani li utilizzate spesso quando scrivete su Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Avete dei gesti, avete spesso dei soprannomi, utilizzate anche dei gesti tra di voi. Ma comunicare le proprie idee e i propri sentimenti è importante perché noi manifestiamo il nostro essere. Quindi la comunicazione è una parte essenziale della nostra vita di relazione, perché ci permette di conoscerci, di farci conoscere
di fare amicizia, ma io oserei dire una parola molto importante, la capacità di amare. Oggi è una parola molto abusata, ma quanto io sono capace di amare? La musica, la danza, i fiori, tutto ciò che riguarda i simboli, i segni, la torta, i compleanni, un bacio, un gesto, un saluto, i segni della festa, il lutto, i segni del lutto, di un funerale. Tutti questi rappresentano il nostro linguaggio, che sono un messaggio ed esprimono dei concetti e delle emozioni. Tutto ciò che riguarda noi, esseri umani, la nostra corporeità, sono le mie emozioni. Se una telefonata di una fidanzata, allora se io sto arrabbiato posso assumere determinate gestualità, determinate altre cose. Un mazzo di fiori e il colore dei fiori che mi arrivano, anche quello può comunicare tanto. Se sono giallo, di solito ci sono dei colori particolari, no? A seconda dell'espressione di tutta la nostra vita interiore. I gesti che non sono l'amore, ma che lo esprimono e l'alimentano, quindi noi comunichiamo nelle relazioni. La capacità, guardate, di dare affettività, che molto spesso ci viene data dai nostri modelli, che sono i nostri genitori. E molto spesso non dobbiamo dare la colpa ai nostri genitori, perché loro hanno avuto un tipo di educazione dove non c'è stata quella parte poi affettiva, perché all'epoca c'era comunque... Ma fino a 40 anni fa la cosa era inammissibile. Un papà cambia il pallolino, ma prima no. Voglio dire, vedete, riporta a Gesù Cristo, è una religione a carattere universale, che si è originata nel primo secolo in Palestina e che si è diffusa poi nell'area greco-romana, che San Paolo è stato poi colui il quale ha lavorato molto. Dove troviamo uno degli aspetti fondamentali, che è il monoteismo, cioè il credere in un unico Dio come forma di culto. Utilizziamo, poi ci sono all'interno dei modelli, l'uso dei salmi, delle preghiere, eccetera. Le prime comunità cristiane vivono nella preghiera, nella celebrazione, nell'ascolto della parola. Ci fu una vicenda dove si parlava che i cristiani avessero dei comportamenti devianti, addirittura si parlava di cannibalismo, si parlava di incesto, di altro tradimento, e molto spesso venivano esiliati e condannati, no? E venivano anche buttati negli anni. Aprono per noi quelle pareti che noi troviamo anche sulle catacombe, che sono dei simboli, dei segni, e che hanno un significato. Gli antichi cristiani amavano molto il simbolismo, i simboli li chiamavano visibilmente la loro fede. Il termine simbolo indica un segno concreto, una figura che nelle intenzioni di chi lo trascrive richiama un'idea o una realtà interiore, spirituale. I simboli principali sono il